Ciao a tutti amici, in questo breve video vi andrò a indicare dei programmi di grafica vettoriale. Principalmente quello che voglio andare a indicare si tratta di Canva. Canva è una web app, l'ho già accennato in dei video precedenti. Ma a questo punto quello che voglio fare è andare a indicarvi i vantaggi di utilizzare questo programma. Ora, che c'entra? Secondo me non proviamo a scrivere sulla barra di ricerca programmi di grafica vettoriale. Quelli che viene indicato. Ora, Photoshop, come sapete benissimo, è il re dei programmi per realizzare grafiche, però c'è da dire due cose. Uno, che non è gratuito, è un software a pagamento, e due, che non è tra i più semplici da essere utilizzato. Alternativa, come già avevo accennato nei precedenti video, è utilizzare GIMP. Questa è un'ottima soluzione, è un'ottima soluzione come alternativa valida ad Adobe Photoshop. Questo è il vantaggio, è che è gratuito. Comunque questo richiede un minimo di apprendimento del programma. Se questo non viene fatto, non ci fate veramente niente, diventa inutilizzabile il programma. Quindi, ricapitolando, direi di andare sul sito Canva. Per trovarlo su ricerca è semplice, basta mettere Canva e viene fuori il sito. Ora entro direttamente e questa è la via come si presenta. Bene, ora andiamo direttamente a vedere il sito Canva. Allora, come potete vedere, una grafica abbastanza pulita, è in italiano, quindi questo è già di per sé un vantaggio. Andiamo a crea un progetto. Andando a creare un progetto, come sono già dei suggerimenti in base a quello che uno ha realizzato, può andare al catalogo per sfogliarli per intero. Questi sono i vari formati disponibili. Allora, vogliamo realizzare, così per prova, per demo, si prova a realizzare un post di Facebook. Ecco, che viene data, come potete vedere, viene data la possibilità di scegliere dei modelli già preconfigurati. Ecco, già così avreste una grafica che non è male. Stessa cosa per farvi giusto una breve guida, no? Che il programma non è necessario perché è veramente intuitivo e di facile utilizzo. Comunque sia, i campi sono perfettamente personalizzabili tutti. Poi è possibile andare a rimuovere quello che non serve, basta andare fare clic qui e poi dopodiché andare su il pannello e andare a selezionare elimina elemento, non gruppo. Il gruppo sarebbe l'interezza, l'intero il blocco, invece vai soltanto a eliminare una parte, quella che non ti serve. Fatto questo, poi è possibile
anche andare a muovere il nostro testo e, come è logico che sia, possiamo andare a cambiargli il colore in modo che renderlo più visibile. Per farvi un esempio, e questo possiamo rimuoverlo e anche andare a cambiare direttamente il colore oppure a inserire nuovi elementi all'interno e perché no anche lo sfondo, volendo potremmo del tutto rifare una grafica completamente diversa, sempre andando a spostare i vari elementi con la quale fare il composto e riuscire a realizzare in modo molto rapido e veloce delle grafiche a secondo di quello che ci serve. Ora, se selezionate il blocco, basta fare clic su Del per andare a eliminare il blocco. È possibile tornare indietro con queste freccettine qui, quindi si riesce tranquillamente a rimediare a dei piccoli errori. Quindi per farla breve diventa molto semplice veramente, si può andare a includere nuovi elementi, per la nostra grafica e questo volendo è possibile andare a, come potete vedere, veramente a personalizzare al massimo il nostro progetto. Ora sto facendo qualcosa veramente a caso per farvi capire l'essenzialità. Poi è possibile decidere la posizione dei blocchi, nel senso, inoltre serve per mandarlo davanti all'altro blocco. Con questo è tutto, poi per scaricarlo è sufficiente andare qui e i formati sono questi. Fate e lo scaricate in JPEG o PNG o PDF a seconda di quello che... Con questo è tutto, vi saluto, ciao.